La salute della tua bocca è la nostra missione. Comfort e sicurezza sono i nostri obiettivi. Abbiamo introdotto tutte le prescrizioni governative validate dalla comunità scientifica, dispositivi di protezione individuale, triage e distanziamento sociale. Misure di sicurezza aggiuntiva nella pratica clinica. Disinfezione e decontaminazione accurata. Abbiamo pensato a tutte le fasi del tuo percorso in clinica dentale. Clinica Dentale, un team di professionisti per la tua sicurezza. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata dell'Isola di Pasqua, in questo luogo di scoperta dove temi importanti, spesso scarsamente diffusi, vengono invece esplorati da molti punti di vista. Sapete che spesso noi ci concentriamo sul potere della mente nelle nostre puntate, a volte in termini di crescita personale ed evoluzione spirituale, mentre in questo caso facciamo un passo, forse azzardato, nei confronti dei progetti della CIA, esperimenti militari top secret e quelle che venivano chiamate neuroarmi. Stasera parliamo infatti dei progetti Gateway e Stargate, che spingerebbero la coscienza umana oltre la realtà. Qualcuno di voi avrà sicuramente seguito The Stranger Things, la serie di fantascienza la cui protagonista ha poteri paranormali ed è sfuggita ad un oscuro programma del governo che puntava a sfruttare le sue capacità speciali per scopi militari. Stranger Things è ovviamente finzione, ma quanti sanno che alcuni eventi a cui è ispirata la serie sono tratti dalla realtà? Negli anni 50 e 60, in piena guerra fredda, la CIA condusse una serie di esperimenti top secret per il controllo della mente. Il programma si chiamava MKUltra. Слухи, что американские власти вычислили нескольких наших шпионов на американской земле. Мы их проверяем, но, возможно, это была преднамеренная дезинформация. Не вышел. Доложи мне немедленно. Хотя нет. Приведи мне Сергея прямо сейчас. Он был при исполнении, когда эти данные. Поторопись. Минуту на такую пошли эти слухи. Terra, mare, cielo, spazio e cyberspazio. Non c'è un dominio che i militari oggi non controllino in modo più o meno efficace. Ma ce n'è uno che appare difficile da espugnare: il cervello. Arrivare a controllare i comportamenti più o meno razionali
delle persone ha un'immensa importanza per l'intelligence. E se fino ad ora avete ascoltato queste informazioni come si farebbe con un racconto di fantascienza, voglio redarguirvi. La ricerca sulle neuroarmi che consentono di manipolare la percezione e la coscienza delle persone a scopi militari è una cosa assolutamente seria, come del resto dichiarato da Jessica Hatz, professoressa di statistica dell'Università della California, che ha partecipato a progetti classificati. I've consulted in a lot of different areas of science. The methodology and the controls in these experiments are much tighter than any other area of science where I've worked. Di MKUltra si sa veramente poco. Sul sito ufficiale della CIA è possibile trovare ancora oggi una nota in cui l'agenzia ammette di aver distrutto nel lontano 73 la stragrande maggioranza dei documenti. Ma all'epoca la CIA era davvero interessata alla ricerca psichica in generale, comprese teoria e pratica della visione remota, ovvero quando una persona assiste ad eventi reali con il solo potere della mente. I documenti sono stati poi desecretati nei primi anni del 2000 e sono ora disponibili per la consultazione. L'autore del documento sul Gateway è il tenente colonnello McDonnell. Nel 1983 ha ricevuto l'incarico dall'esercito americano di studiare l'esperienza Gateway, la proiezione astrale e le esperienze extracorporee. Il suo report seguirà poi un approccio scientifico basato su indagini biomediche per determinare gli aspetti fisici del processo, informazione di meccanica quantistica per descrivere la coscienza umana, fisica teorica per spiegare la dimensione spazio-temporale e i mezzi tramite cui la coscienza può trascenderla, fisica newtoniana per tradurre gli stati di trascendenza nel linguaggio scientifico comune e quindi di conseguenza contrastare l'associazione con quella che può essere la New Age o l'occultismo. Ciò che distingue il processo del Gateway è che richiede il raggiungimento di uno stato di coscienza in cui i pattern cerebrali di entrambi gli emisferi siano equivalenti per ampiezza e frequenza. Questo stato si chiama hemisync. Lo scopo del progetto è dedicato allo sviluppo e all'esplorazione della coscienza umana. È un sistema di esercizi progettato per aiutare gli individui a rafforzare la propria coscienza, in modo che possano conoscere e comprendere in meglio il proprio sé superiore, che possono apprendere e sperimentare aree di profonda consapevolezza, raggiungere e controllare intenzionalmente il proprio corpo fisico e lo stato fuori dal corpo, comunicando e visitando altre strutture energetiche e differenti realtà. L'individuo può trovarsi in uno stato di consapevolezza abbastanza profondo per iniziare ad interagire con dimensioni oltre la realtà fisica. La coscienza è usata per raggiungere obiettivi desiderati nella sfera fisica, emotiva o intellettuale, oppure può utilizzare una tecnica di guarigione con cui si possono rivitalizzare i flussi energetici del corpo, immaginando colori in modo molto vivido. Un individuo sottoposto a questo training può spedire la propria immaginazione alla ricerca di informazioni importanti, ad esempio in questo caso di segreti militari, ma anche viaggiare nel passato ed esplorare il futuro. Il programma Gateway è il risultato di oltre 3.000 esercizi e test che hanno coinvolto 1.932 partecipanti. Bisogna specificare che prima di immergersi nella Gateway Experience, McDonald ha sviluppato un quadro metodologico di riferimento ben radicato nelle tecniche che alterano gli stati di coscienza: ipnosi, meditazione trascendentale e biofeedback. Differentemente da queste, però, richiede il raggiungimento di uno stato di coscienza in cui i modelli cerebrali elettrici di entrambi gli emisferi siano uguali in ampiezza e frequenza, come abbiamo già detto. Ma ora vediamo nello specifico qual è la tecnica Gateway. Quali sono i passaggi fondamentali per raggiungere la concentrazione necessaria a sfidare la dimensione spazio-temporale? Il processo Gateway inizia insegnando al soggetto come isolare i pensieri estranei usando un processo di visualizzazione chiamato la Energy Conversion Box, o scatola per la trasformazione dell'energia. L'individuo è anche sottoposto ad un ronzio risonante tramite la ripetizione di un singolo suono protratto insieme ad un coro registrato. La mente e il corpo raggiungono uno stato di risonanza. Dopodiché si passa all'affermazione del Gateway. L'individuo è esposto ad una specie di mantra chiamato Gateway
affirmation. Deve ripetersi: sono solo un corpo fisico e desidero profondamente espandere la mia coscienza. Quando l'individuo è finalmente esposto alle frequenze sonore per l'hemisync, è incoraggiato a sviluppare una relazione con i sentimenti che provocano. Alcune tecniche di rilassamento fisico vengono praticate mentre le frequenze hemisync sono ampliate per raggiungere rumore rosa e bianco. Questo mette il corpo in uno stato di sonno virtuale mentre calma l'emisfero sinistro e alza l'attenzione di quello destro. L'individuo è poi incoraggiato a visualizzare la creazione di una sfera di energia in cima alla sua testa, che si estende in tutte le direzioni. Tra le altre cose, fornisce protezione contro le entità coscienti dotate di livelli di energia più bassi che l'individuo potrebbe incontrare mentre è in uno stato extracorporeo. A questo punto, l'individuo può trovarsi in uno stato di consapevolezza abbastanza profondo per iniziare ad interagire con dimensioni oltre la realtà fisica. Tra i risultati che si possono ottenere c'è quello della visione remota, il remote viewing in inglese, che letteralmente vuol dire visione a distanza. In questo particolare stato extrasensoriale è possibile che un soggetto sia in grado di ricevere informazioni anche particolareggiate su oggetti, luoghi o persone che si trovano distanti nello spazio o addirittura nel tempo. Nel secolo scorso, negli Stati Uniti e in Unione Sovietica, in piena guerra fredda, si è realizzata una serie di esperimenti segreti portati avanti dalla CIA e dal KGB. Hanno speso somme enormi per indagare su questi fenomeni alla ricerca di nuove armi letali con risultati davvero sorprendenti. Accedere ad aree off-limit, visionare documenti top secret e tutto senza muovere un solo uomo. Sembra il sogno dell'agente segreto perfetto. K9. Scotty? È qualcosa di cilindrico? È una matita? Va bene, Larry. Sono lo spirito guida di Larry, Maud. Sto guardando nel cassetto ora e vedo una tazza in alluminio. Lynn? È un uomo seduto su una sedia. No, un momento, hai detto H, non K. Ha detto H. Molto bene, Lee. Fenomenale. Questa era una clip dal film L'uomo che fissa le capre, che prima di diventare una trasposizione cinematografica era uno scritto del reporter britannico John Ronson, pubblicato nel 2004 e giunto in Italia l'anno seguente con il titolo Capre da guerra. Ed è una storia vera, una storia che parla di guerra, di soldati e di poteri sovrumani dove il potere della mente è più forte del corpo. Continuiamo a parlarne qui sull'Isola di Pasqua, subito dopo la pubblicità. Non andate via, io vi aspetto. Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica Dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Wi-Fi Web. Connettiamo il territorio. Bentornati
tornati sull'Isola di Pasqua. Ci siamo salutati parlando della storia che ha ispirato il film L'uomo che fissava le capre. Oggi infatti parliamo di esperimenti militari sulla coscienza umana, dai nazisti che studiavano la telepatia dei gemelli omozigoti ai risultati sul controllo della mente con il programma Bluebird e MK Ultra, come abbiamo già visto. Ci concentriamo però un po' sulla visione remota, perché molti file sono stati desecretati negli ultimi tempi e riguardano nello specifico questo genere di test. In particolare, in un documento datato 22 maggio 1984, l'intelligence ha impiegato un visualizzatore a distanza denominato SUB sulla regione di Cydonia su Marte per cercare informazioni. Questo è quanto si apprende. La CIA sarebbe riuscita a scoprire un avamposto alieno su Marte dove esisteva o esiste tuttora un'antica razza aliena di giganti. I remoters ingaggiati dall'intelligence, tra cui McMonagall, un agente che conduceva la visione, avrebbe anche visto la posizione geografica dove questa razza aliena abitava oltre un milione di anni fa. Gli antichi marziani erano un popolo di giganti, dunque, che stava morendo ed era alla ricerca di un modo per poter sopravvivere. Il remoter, durante il suo viaggio psichico, avrebbe attraversato enormi piramidi color ocra ed eventi catastrofici, protagonisti forse della distruzione dell'atmosfera e del paesaggio marziano. All'interno di questi monumenti piramidali sono stati trovati gli ex abitanti di Marte, una razza molto alta di umanoidi esili e vestiti con abiti di quella che sembrava essere seta. Erano tutti in preda al panico, cercavano di scappare e prendere riparo da un pericolo che stava arrivando dall'esterno. Mentre alcuni di loro sono riusciti a fuggire a bordo di un veicolo spaziale, altri sono stati lasciati indietro in attesa del ritorno dei loro fratelli, che avrebbero dovuto portarli poi in salvo. Il loro viaggio li ha portati su un altro pianeta nel nostro sistema solare, con una vegetazione lussureggiante e diversi tipi di tempeste. Quella destinazione si crede essere la Terra. Un documento questo che riporta in auge la teoria del dottor Brandenburg, un fisico del plasma che dichiarò che su Marte è esistita una civiltà aliena antica che era fiorente, poi spazzata via da un attacco nucleare da parte di un invasore alieno. Lo scienziato affermò di aver trovato le prove di due esplosioni nucleari sulla superficie del pianeta. Sostenendo l'ipotesi che tale percezione sia evocativa di un periodo realmente esistito su Marte, dovremmo fare alcune considerazioni. Questi esseri giganteschi avrebbero raggiunto un pianeta vivo dove ricca era la vegetazione e particolarmente intense le manifestazioni climatiche. Il tempo storico che è stato visualizzato nell'esperimento extrasensoriale è relativo ad un milione di anni prima di Cristo. Se questo è corretto, allora la scienza dovrebbe aver rinvenuto reperti che in qualche modo confermino questo esperimento. E in effetti alcuni ritrovamenti sono stati fatti. Mandibole, teschi enormi, femori giganteschi, il celebre dito di 38 cm ritrovato in Egitto. Inoltre è ancora valido il grande buco rispetto all'anello di congiunzione tra Homo sapiens e i suoi predecessori. Uno dei casi più documentati che vorrei citarvi è quello del Gigantopithecus, un essere gigantesco alto oltre 3 metri, appartenente appunto ai primati secondo la scienza. Insomma, un esemplare molto curioso per la sua struttura che si è estinto in poco tempo. I suoi reperti risalgono proprio al periodo dell'Homo erectus, corrispondente anche al tempo in cui il sensitivo dell'esperimento della CIA ha condiviso le sue percezioni. Coincidenza? Fatto sta che in quel periodo apparve una creatura che dietro di sé non porta antenati. Questo primato è coesistito con gli esseri umani in un momento in cui i primi Homo sono stati sottoposti ad un grande cambiamento evolutivo. Ora, non è di giganti che parliamo in questa puntata, magari nella prossima. Questo esempio però serviva a farci comprendere come alcune percezioni, spesso ritenute non significative, almeno dalla scienza ufficiale, non dovrebbero comunque essere sottovalutate. Tornando alle indagini sul paranormale della CIA, bisogna dire che nel 2017 è stato creato un nuovo programma, Project Farsight, che è ancora un'operazione CIA attiva. Vediamo ora quali sono stati gli esperimenti più incredibili realizzati in questi anni.
la collana Navajo. Nell'ambito di un esperimento di osservazione remota, al soggetto 052 sono state fornite esclusivamente le coordinate geografiche e semplici segnali per iniziare. L'obiettivo dell'esperimento era ottenere che il soggetto 52 descrivesse con successo una collana Navajo d'argento conservata ad una certa distanza. Il soggetto descrisse effettivamente e con dovizia di particolari la scena che si svolgeva davanti ai suoi occhi. Un'architettura sconosciuta faceva da teatro ad un artigiano mancino che lavorava duramente per realizzare una bella catena d'oro o d'acciaio. Umani su Titano e alieni in Alaska. Nel novembre del 1986, un soggetto spettatore inviato alla luna di Saturno, Titano, riferì di aver visto una base sulla sua superficie. Entrando nella base scoprì con stupore che tutti gli operatori erano identici agli esseri umani. Ha osservato due maschi umani sani e giovani che lavoravano su un pannello di controllo supervisionato da una donna attraente. Nello stesso documento il soggetto descrive altre due sessioni, questa volta sulla Terra. Quando è stato inviato in Alaska, lo spettatore ha riferito di aver visto due entità aliene che lavoravano al di fuori di una struttura. Uri Geller. Sembra che nessun altro presunto sensitivo sia stato sbugiardato in maniera così regolare. La verità è che quasi tutte le gesta presuntamente soprannaturali di Geller possono essere replicate con magia scenica. Ovviamente Geller, che afferma di essere una coscienza aliena illuminata dallo spazio profondo, giura di fare i suoi trucchi soltanto con la sua mente. Ma ci sono un paio di ragioni per credere alla sua storia. Geller ha fatto la sua fortuna non solo prendendo decisioni finanziarie stranamente azzeccate, ma anche aiutando varie aziende a cercare risorse. Quando i documenti del progetto Stargate sono stati declassificati, è stato rivelato che Geller era stato coinvolto nella CIA negli anni 70 come parte del programma STRI. Mentre alcuni ipotizzano che Geller fosse e forse sia il capo delle operazioni di guerra psicologica del Mossad, sappiamo che la CIA è rimasta abbastanza interessata all'operato di Geller. Una sonda psichica sperimentale del pianeta Giove. Nel 1973 Swan e Sherman furono inviati su Giove. Mentre Swan era monitorato dal personale della CIA da qualche parte nei laboratori in California, Sherman si stava rilassando nel suo serbatoio di deprivazione sensoriale a centinaia di chilometri e due fusi orari diversi. Dopo aver confrontato le loro storie, Swan e Sherman furono scioccati nello scoprire che le loro sessioni di visione a distanza contenevano gli stessi dettagli, anche se in quel periodo non erano ancora mai state scattate fotografie di primo piano di Giove. Entrambi hanno identificato correttamente la grande macchia rossa e la vasta nuvola scura che trascina dietro di essa. Dopodiché, nel settembre del 1995, fu redatto un documento nel quale si spiegava, senza mezzi termini, che non vi era alcuna prova che esistesse un meccanismo psichico come la visione a distanza. Di sicuro, comunque, nel campo della raccolta delle informazioni militari non aveva dato risultati concreti. Dunque, appunto, il progetto venne chiuso. Eppure, è proprio in questa valutazione di chiusura del progetto che compare anche una relazione fornita da Jessica. Ve la ricordate, ve l'abbiamo presentata all'inizio della puntata. Lei invece sosteneva, anche con dati statistici, la realtà del fenomeno. E voi vi siete fatti un'idea di questa capacità della mente umana? Avete esempi di fenomeni psichici di questo tipo da raccontarci? Fatelo nei commenti sotto il video di YouTube o nei nostri social. Per oggi infatti il nostro tempo termina qui, grazie per essere stati con noi e se vorrete ci vedremo giovedì prossimo alle 17.30 sempre su TV a Vicenza per un nuovo viaggio da fare insieme. A presto!